Wila, eccoci qua con il nostro Bitcoin update. Ho aspettato i dati di Nvidia che sono appena usciti, eh, dati positivi ma non come, come dei trimestrali scorsi, diciamo galattici. Comunque, molto positivi. però eh, dovete capire che dove si trova Nvidia, cioè è ritornata ai nuovi massimi. Ha una capitalizzazione che probabilmente, comunque, non ha senso, anche se i dati sono ancora buoni, però non fantastici. cioè, sono dati buoni. Uh, ottimi oserei dire però non eccellenti quindi dal mio punto di vista ho aspettato questo momento per vedere che questa come abbiamo detto può essere l'ultima catalyst l'ultima catalyst per far capire che cosa succederà a breve la mia idea è sempre quella ribassista magari Nvidia poteva cambiare questa idea perché dar parentesi anche quando uscirono i dati di Nvidia eh, mi dico a, a marzo sei mesi fa probabilmente quando eh, eh, a novembre è eh, un botto pazzesco. Qui, diciamo, mi ricordo che c'era di nuovo lo spartiacque a marzo, sì febbraio. Insomma, fine febbraio ci fu lo spartiacque. Perché il mercato stava già scendendo, anche Bitcoin eh, boh, forse è arrivato, forse no, e invece, ha fatto l'ultima sparata di marzo, e poi, però, eh, basta. <ride> E poi c'è stata un'altra sparata in zona degli, degli altri anni Che sono stati clamorosi Infatti qui il Nasdaq ha fatto nuovi massimi Mentre il DAX e i Bitcoin eccetera Poi hanno iniziato a non farli più Quindi questa era secondo me la catalyst finale Nonostante i dati siano buoni Ottimi oserei dire eh, Non sono tali dal mio punto di vista Visto la capitalizzazione e tutto quello che c'è in ballo da Far continuare il mercato eh, in maniera bullish, infatti, vedete, post market inizia a scendere, cosa che di solito non avviene su Nvidia, perché tutti gli altri earnings erano oh, buon, tutti buon. Quindi noi adesso andiamo da noi. Anzi, vediamo allora velocemente il Nasdaq. Che eh, io avevo anche provato un, un lunghetto ieri, eh, che poi mi è uscito praticamente. Eh, e qui non, non, non si riprende sto Nasdaq. Doveva partire il terzo settimanale, e invece sta facendo un'altra onda di bassista. La catalista Nvidia avrebbe dovuto far partire il terzo settimanale, invece adesso inizia un po' ad afflosciarsi. Quindi cosa succederà? Allora, in teoria, dovrebbe comunque partire questo terzo settimanale. Però probabilmente magari va in ritracciamento già Perché qui guardate Questo è già un mezzo trimestrale inverso come tempi Quindi qui Terzo settimana no Magari si va già in ritracciamento Cioè parte già il terzo settimanale ribassista Cosa che tra l'altro anche su Bitcoin Le cose non si stavano mettendo per niente bene A parte il crash che abbiamo già capito Che è stato un disastro Facciamo un, un video velocissimo Tipo quasi flash update Un po' più veloce cioè un po', Ci metto un po' di tempo Perché analizziamo comunque Però perché Tanto sono, è tardissimo in Italia, quindi da dopo non me lo vedete, se adesso sto un'ora a parlare, figurati. Quindi anche Bitcoin qui, teoricamente, dovrebbe partire. Prendiamo il simic che è meno il pasticciato. Il nostro terzo settimanale. Che probabilmente vedete qui. Maris, come avevo disegnato, se teneva un po' la trend, ma la sporcava, poi magari poteva partire e poteva anche fare un nuovo massimo relativo. O andare anche addirittura in zona 67-68, dove c'è il POC maestro Quando ovviamente è avvenuto questo mega scarico, che vi ho avvertito in tutte le salse possibili, ho fatto short update. Short update, ho detto ah, attenzione. Eh, anche sul telegram free anche ho scritto però dopo che invece perdiamo questa trend, perdiamo tutto e come vedete non ci riprendiamo una sega dal mio punto di vista qua le cose iniziano ad essersi già messe male già messe male in teoria qui dovrebbe partire questo terzo trimestrale eh, settimanale almeno, quindi probabilmente qualcosa magari fa, fa però come questa catena di desinvidia magari se le cose si mettono male fa un altro giornale ribassista e poi parte il terzo trimestrale, e andando sullo stretto. Infatti, eh, sta facendo fatica a ripartire. Anzi, io sono anche quasi fiero del, dell'ultimo trade fatto. E ve lo mostro: l'ultimissimo, è eh. perché io ho fatto questo trade qua. Tutti, tutti segnalatissimi, questo trade qua: 59,430 e 30. qua, ecco, preso 58,7 e 59,4. Guardate che roba. Io questo trade qua ho fatto proprio una, 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 un capolavoro perché ho preso praticamente il minimo, è eh, tutto segnalato, eccetera. Eh, 58,7, vedete? 58,7594. 594, io qui ho preso il target e poi è andato anche oltre. Quello che mi ha, mi, ha, mi ha quasi fatto più fiero del, di, di tutto, cioè quel trade secondo me perfetto, era che qui, vedete, in questa zona qua ci stava un primo tre ore, questa zona qua tiene, eh, by the deep anche e si riparte, no? Però cosa è successo? Che questo secondo trade qua eh, non è andato da nessuna parte. E al momento esatto in cui ha sfiorato questo minimo, io ho detto subito, anche se poteva anche fare un bei ritest e via, ho detto subito qui: se mi fa un tre ore così a bomba, e poi il prossimo ciclo può anche rimanere flat, sai, stare accumulando sopra, però mi perde questo minimo, io esco subito, immediatamente. Guardate che roba, sono uscito subito, immediatamente. Guardate: 59, 6, 78 sono entrato. Quindi questa media di prezzo qua 6,78, proprio minimi praticamente. Quando ha perso questo minimo qua, parate. Subito Ah guarda Io ho scritto proprio Preferisco uscire subito Va Strano che mi prenda Perda un minimo Di un tre ore Anche se di nulla Perché quando sono uscito Veramente è stato uno spike Cioè Non Di un tre ore Anche se di nulla Sto alla finestra di valuto Tanto qualche soldino L'ho già comunque fatto Non c'è ansia Potrebbe fare un ribasso più forte Fastidioso Per la classica anomalia Del primo ciclo Vediamo In realtà Ha fatto il ribasso più forte All'inizio pensavo fosse un'anomalia Del primo ciclo Vedete Infatti vedo? Eh eh, manca dirlo, eh, infatti è sceso, eh? però invece questo poi non era l'anomalia del primo ciclo, questo è probabilmente fatto il top del giornaliero inverso qua, è però fatto anche un nuovo minimo, quindi da star fermi perché ormai scortare troppo tardi, bisogna, bisogna capire che cosa, che cosa succedeva adesso, Adesso è forse comunque tutta un'area accumulazione un po' di bottom, qui probabilmente abbiamo in attesa di invidia, abbiamo un mezzo. Un mezzo giornaliero inverso però, eh, se rimaniamo ancora in barra qui magari andiamo verso queste 12 ore, eccetera. Magari eh, può anche fare una roba del genere ancora. Quindi io qui qua dentro non faccio una sega. cioè Se s'aspetto, se devo fare qualcosa, io aspetterò, aspetterò questo piuttosto, aspetterò, eh, se, allora se c'è una rottura? Prima ok, però se no. Eh, rottura a rialzo, però, perché adesso siamo un po' estesi a ribasso. Quindi, il ribasso vedete qui non l'ho preso, eh, infatti, è un po' un fake. Siamo un po' sui, sulle tempistiche giuste di chiusura settimanale. Aspettiamo un attimo. Io aspetterei o la chiusura di questo giornaliero in barra oppure aspetterei eh, qui, magari parte sì, in mezzo e mezzo. Ehm, Mezzo giornaliero, magari fa un pump verso il massimo, poi vediamo questo qua cosa fa. Se poi vedi che qua inizia a rompere, posso anche anticipare, però qui dentro non aspetto. Dopo che mi è successa questa cosa, qua aspetto e questo però ancora di più fa capire: aspettiamo. Infatti, qui guardate, sono arrivati sti earnings, dice aspettiamo, però eh, non, non, non c'è una bella price action neanche nel Nasdaq quindi magari si riprende ancora un po', adesso c'è un, un po' di volatilità, una botta, poi magari un piccolo rally lo fa però capite che la situazione, l'ultima catalyst che doveva magari tentare di farci portare to the moon magari al, al Nasdaq e poi ovviamente per eh, ehm, specchio riflesso <ride> anche a Bitcoin è, è passata adesso ci sono solo robe negative e io continuo a dirvelo da una vita Chiudo qua il video, c'era un, 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 una, una domanda che volevo rispondere al volo, qui c'è anche la live con Massimo Rea e Davide Biocchi che comunque stimo e, e stavo anche guardando da loro un secondo i, i dati che cosa è venuto fuori, mi ricordo una domanda che volevo al volo rispondere e dopo chiudo perché è, perché è tardi. E dopo chiudo, ecco qua. Eh, Mauro Kaimi dice che d'analisi da tecnica è tutto normale. Allora, eh, è tutto normale, ma che la ciclica ti darebbe ragione. In questi casi che bisogna ascoltare, tecnica e ciclica. Allora, per, per, rispondo a questa domanda al volo perché è importante. L'analisi tecnica è la base delle basi delle basi delle basi, no? Anche se io dico per esempio che qui probabilmente parte magari il eh, nostro settimanale eccetera, vedete questa cos'è una trend, allora vai, qui ho fatto un buy di dip e queste sono tecniche quasi da scalping, comunque è, è sempre tecnica diciamo, però ad esempio uno cosa fa? Aspetta una rottura di una trend eccetera. Quindi se anche uno dice parte un ciclo, chiude un ciclo, fra un po' parte qualcosa, fra un po' chiude qualcosa, cioè, senza eh, analisi tecnica non si fa un cazzo di niente. Cioè, uno può tranquillamente fare trading, analisi solo con l'analisi tecnica, basica. L'analisi ciclica è un qualcosa in più che praticamente eh, l'analisi tecnica è la macchina, il cambio, il volante e magari l'analisi ciclica è... L'amichetto no? che fa il rally, L'amichetto in parte che ti dice easy left, eh, hard right, no? che dice dove è la mappa no? con le curve, va bene, però senza saper guidare la macchinina senza vedere eh, le cose uno può anche non avere l'amico in parte che magari gli dà un'informazione un attimo preventiva su cosa potrebbe essere la curva davanti, però se lei la curva davanti dice easy, right lui va tranquillo, felice come una pasqua e poi c'è le pecore che bloccano la strada, cioè eh, cosa fai? freni d'analisi tecnica oppure ti schianti come un idiota perché tanto l'analisi ciclica nella mappa dice che bisogna curvare e si va tutto dritto, no, l'analisi ciclica è una mappa, una mappa concettuale dove siamo, come tempi, come modi, però dopo si agisce con analisi tecnica e anche qui senza analisi ciclica che volete, qui il trend era, era già cambiato da, da un pezzo, che io dica ciclo qua, ciclo là, quello ci aiuta magari a scandire il tempo, però da qui è una vita che questa roba eh, non, non fa più massimi. Analisi tecnica basica, abbiamo, perso, abbiamo minimi decrescenti massimi decrescenti quindi analisi tecnica basica eh, lo dice anche lei che da una vita che, che, che il grafico è messo male l'analisi tecnica basica è, tu, è la base delle basi si potrebbe ovviamente operare senza analisi ciclica l'analisi ciclica ci aiuta in più magari a scandire i tempi e i modi e a interpretare meglio i movimenti però viene dopo dopo eh, quindi ecco questa domanda volevo rispondere quindi adesso ad esempio da analisi ciclica uno dice guarda io mi aspetto una ripartenza qua del ehm, di, anche se siamo scesi qui le tempistiche sono buone qui secondo me è più partito settimanale vedete 9 giorni oppure se lo volete far partire da qua 13 che c'è il fine settimana qui le tempistiche sono buone per una ripartenza del, del potenziale terzo settimanale ma qui Qua sotto, se non c'è nessuna se segnale di analisi tecnica, questa roba qua non si fa. Cioè, nel senso, se non c'è una trend, un una rottura di un livello, oppure tecniche da scalping, ok, però eh, non si fa niente, non parte niente. Noi è, è compro perché deve partire qualcosa, non è detto. Magari parte fa così, non parte niente, poi crolla lo stesso, è partito, ma è debolissimo e poi scende cioè, senza analisi tecnica non si va da parte, però analisi ciclica ho una mappa concettuale che mi scandisce il tempo mi fa capire i movimenti, poi roba che ho studiato io, non è neanche sull'analisi ciclica dice qua 1 2 eccetera. E eh, non sull'analisi ciclica mi dice che qui probabilmente è partito un trimestrale. No? Come tempi e modi, ma cosa che mi dice mi dice che se qui è partito un trimestrale come tempi e modi, e al secondo settimanale abbiamo fatto questa calcola di top e ora siamo già scesi così. Questo settimanale mi dice che è debole. La generalis ciclica mi dice che da qui, probabilmente è partito un top di trimestrale inverso, e qui abbiamo. 80 giorni, quindi 80 giorni, siamo in area di fare il top del trimestrale inverso. Per questo uno dice magari fa il terzo settimanale, però se mi va già in crollo così, uno mi fa dire "Guarda, magari questo top del trimestrale inverso l'ha già fatto", perché guardando la distanza da questi minimi, ad esempio, 29 giorni e questi 28 giorni, vedete che si allineano anche queste due distanze di questa sorta di grossa lingua di Bayer. Quindi è probabile che, anche se un po' in anticipo sui tempi canonici, questo top di trimestrale inverso è già fatto. Se questo top di trimestrale inverso è già fatto e adesso si scende anche il terzo settimanale, farà una caccola e poi crolla. Perché poi se io giro il grafico velocemente, che è tardissimo. Se io giro il grafico, poi se parte da qui il trimestrale, il trimestrale inverso deve fare 1, 2, 3. Ciao! Ciao! Vedete? Giro il grafico, cosa significa? 1, 2, 3, stella, si crolla. Ecco, è stato velocissimo, eh, perché se no è tardi. e Cercate di vederlo con questo video, è abbastanza importante. Ciao!